Salve, mi chiamo Michele Grimaldi, sono un ingegnere gestionale ed un professore associato dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Inoltre sono il presidente del corso di laurea in ingegneria gestionale e quindi vorrei dedicare questa presentazione per parlarvi della laurea magistrale in ingegneria gestionale e del profilo del laureato che andiamo a formare. Per prima cosa, vorrei informarvi sul fatto che il corso di laurea viene erogato presso la sede di Frosinone, sede di Frosinone presso la quale è possibile conseguire e seguire anche la laurea triennale in ingegneria industriale curriculum gestionale. Questa laurea costituisce la naturale laurea triennale di provenienza per svolgere la laurea magistrale in ingegneria gestionale. Ma entriamo nel dettaglio. Chi è l'ingegnere gestionale? L'ingegnere gestionale è un professionista che con le sue competenze sia tecniche sia economiche, con le sue conoscenze sia organizzative sia manageriali, è in grado di gestire i processi, pianificare le strategie necessarie a promuovere l'innovazione, l'internazionalizzazione e la gestione strategica delle aziende. Ciò costituisce e consente all'ingegnere gestionale di essere una figura versatile e vincente. Perché versatile? Perché durante il percorso formativo l'ingegnere gestionale acquisirà conoscenze di carattere metodologico, quantitativo, è comunque un ingegnere, conoscenze generali di natura tecnologica, ma c'è anche la componente economico-gestionale e quindi gli elementi fondamentali dell'analisi economica, dell'analisi organizzativa, delle tecniche decisionali. Acquisirà competenze relativamente alle metodologie e gli strumenti per la modellazione e la gestione di sistemi complessi. In sostanza, possiamo dire che l'obiettivo del nostro corso di laurea è quello di creare una figura professionale capace di definire, gestire e controllare i processi che costituiscono la ricchezza, sia materiale sia immateriale, di un'impresa. Una figura professionale in grado di gestire le caratteristiche del prodotto, del servizio, ma anche, e forse direi anche soprattutto, l'insieme di regole e processi della realizzazione. L'obiettivo del nostro corso di laurea è quello di formare un ingegnere che possa essere richiesto dalle grandi imprese, anche multinazionali, ma anche dalla piccola e media impresa. Un ingegnere esperto nel gestire tutti i processi coinvolti all'interno della produzione. Ecco che come risultato concreto, e qui andiamo a caratterizzare l'aspetto vincente della figura dell'ingegnere gestionale, questi può inserirsi in diversi contesti di lavoro in cui le problematiche organizzative, gestionali e distributive si combinano con quelle tecnologiche, quelle ambientali, quelle di produzione. L'ingegnere gestionale, come suggerisce la slide, trova sbocco occupazionale nelle società di consulenza, nelle imprese industriali e manifatturiere, ma anche nelle imprese di servizi, nelle banche, nelle assicurazioni. Ritengo opportuno spiegare meglio perché l'ingegnere gestionale è una figura vincente e vorrei darvi un paio di numeri che sono il risultato di un'indagine effettuata su quasi tutte le università italiane da Alma Laurea nel 2018. Primo dato, il tasso di occupazione di un laureato in ingegneria gestionale ad un anno dal conseguimento della laurea è del 91,7%. In media, tutti i corsi di laurea magistrale hanno lo stesso dato, ammonta al 73,1%, quindi l'ingegnere gestionale 91,7 contro 73,1. Un altro dato che caratterizza l'ingegnere gestionale è che ad un anno dalla laurea la sua remunerazione media è di 1.475 euro. La media italiana di tutti i corsi di laurea è di 1.210 euro. Vorrei andare avanti con la descrizione del nostro corso di laurea e una delle caratteristiche che ci inorgoglisce è quella del rapporto tra docente e studente. Rapporto che è valutato positivamente sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Occorre tener conto che l'aula media di un corso all'interno del corso di laurea di ingegneria gestionale è composta da una trentina di studenti e studentesse. Nella foto abbiamo voluto rappresentare una immagine che costituisce un momento particolarmente divertente per tutti noi, il pranzo di Natale del 2019, in cui alcuni docenti, alcuni studenti del primo anno di ingegneria gestionale brindavano e si facevano gli auguri.
Una nota, il pranzo in oggetto si è svolto nel ristorante di Frosinone, un ristorante 4,5 stelle TripAdvisor che eroga il servizio mensa per gli studenti durante tutto l'anno accademico. Aggiungo che l'entusiasmo e la giovane età media dei docenti per il corso di laurea rendono possibile che lo studente di ingegneria gestionale possa svolgere tirocini presso aziende sia del territorio sia multinazionali. Un'altra possibilità, se lo studente lo desidera, è quella di trascorrere un periodo all'estero mediante il programma Erasmus, finalizzato sia allo svolgimento di esami universitari o di periodi di tirocinio, oppure dei mesi finalizzati allo svolgimento della tesi presso aziende estere o università estere, anche in questo caso facendo leva sui contatti internazionali dei docenti stessi. Vorrei concludere questa breve presentazione analizzando insieme a voi alcuni dati che mi consentono di affermare che il percorso di laurea magistrale in ingegneria gestionale è un percorso senza sorprese. Siamo infatti orgogliosi di poter affermare che il tasso di abbandono dopo il primo anno è pari a zero, che la percentuale di laureati magistrali in corso è dell'87,5%. Inoltre è un percorso anche senza rimpianti, perché? Perché la percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso è del 93,8%, stessa percentuale anche per i laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di laurea magistrale. Bene, sperando di vedervi presto nelle aule del Polo di Frosinone, vi auguro un in bocca al lupo sincero nella scelta del percorso di laurea, che questa scelta vi consenta di conseguire le vostre ambizioni ed aspirazioni. Se avete necessità di altre informazioni, il link sotto l'immagine vi consentirà di trovare risposta a molte delle vostre domande.